Ciao, bentornati. Vi mostro la PokéPosta di settimana scorsa che mi è arrivata giusto in tempo di venerdì quando sono tornato da Disneyland Paris. Quindi, cos'è arrivato? Allora, avevo in giapponese, ora è arrivata anche in italiano la nuova di Gyarados X. Poi ho preso i due VMAX, poi è arrivato anche, dobbiamo andare nella zona qui, ok, ho preso tre di questi. Poi, riguardo gli addestramenti, ecco, nella penultima mi sono arrivate le due carte esterne, le due versioni di esperimento, e quella della settimana scorsa mi è arrivata questa. Una carta vecchio set, considerate esplosione plasma, veramente vecchissima, ma molto 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 esteticamente molto bella, a me piace un sacco. Poi riguardo Giovanni mi è arrivata questa, lo schema di Giovanni in inglese, che si mette insieme a tutte le altre dedicate a lui. Vedete? Poi mi sembra basta. Mi sembra basta. Anzi, mi è arrivata anche questa. Bellissima. Tre basi. Possono essere ex. Questa uscì ai tempi in cui c'erano le prime ex. Tant'è che nel mio mazzo psico, ad esempio, tiravo fuori Upa EX, che a sua volta mi faceva mettere 3 EX in panchina col suo potere Pokémon. Poi, in arrivo, ho un Articuno e niente, sono molto contento anche di questa carta che vi ho mostrato nell'ultima PokéPosta, mamma mia. Sono proprio felice di aver avuto questa carta, di averla trovata. Così. Vediamo, riflesso un po'. Poi vi mostro anche questo. Le ho tolte dalla protezione esterna. Ho deciso che le metto qua nella collezione dedicata alle carte di Ho-Oh. Mamma mia, stupende. E niente, dai, questo video era un po' per tornare nell'onda di YouTube dopo il mio ritorno, anche perché mi diverto un mondo a fare video per YouTube, quindi settimana scorsa mi è mancato farli. Video breve, se vi è piaciuto lasciate un commento e seguite i social del canale di Gabriele. Nel mentre, ecco, vedete, stavo dimenticando, è arrivata anche questa. Ciao!